Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogmas! Ho già fatto colazione, oggi ho tante tante cose da fare. Ho fatto colazione con la colazione numero 5 del video che ho caricato delle mie 5 colazioni preferite proprio 2 giorni fa sul mio secondo canale, ovvero quella là con l'avocado, veramente l'adoro. Comunque andate a vedere il video perché ho dato un sacco di spunti, sono proprio le mie colazioni preferite sane e leggere. Vi volevo ringraziare tanto, ma proprio tanto 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 veramente ragazze, per tutti i commenti e le cose che mi avete detto nel video vlog in cui ho fatto quel discorso. Insomma, non il precedente, quello prima. Ho fatto tutto quel discorsone e un po', diciamo, quando ci sono queste cose che io ho dei toni belli forti e rispondo in modo molto forte, dopo un po' me ne pento un po', vi dico la verità. Quando poi guardo il video dico: ah, ma forse non lo carico, perché voglio sempre dare positività e non dare la mia rabbia, cioè le mie cose negative, no? Quindi ero sempre un po' incredula, poi voi mi riempite sempre di gioia, mi avete inondato di commenti e di affetto, quindi capisco sempre che ne vale la pena, no? Essere se stessi ed espursi è sempre difficile, soprattutto in queste condizioni adesso con una maschera in versione fantasmino. A parte gli scherzi, non è facile, quindi io vi ringrazio tantissimo per aver apprezzato, per aver capito, per avermi fatto sentire il vostro affetto. Mi piace questa cosa che tutta la mia grinta, la mia forza ha dato positività a tante ragazze, a farsi, fatevi valere, fatevi sentire, fatevi rispettare, quindi siate sempre forti e affrontate sempre, non vi fate abbattere dai commenti negativi, comunque dalle persone che vi vogliono togliere il sorriso non ce lo toglie nessuno. Vi volevo troppo far vedere questa piccola modifica della mia cucina, ovvero questa scritta che non mi ricordo, pare che non ve l'ho mai fatta vedere, pare che nel video che feci della tour della cucina ancora non ce l'avevo. Comunque questa scritta cuisine mi piace, secondo me ci va molto molto bene, è una di quelle che, cioè, sta così, sta appoggiata, troppo troppo carina, mi piace, sembra fatta apposta, che poi ha anche quasi lo stesso colore. E poi questi qua, che sono dei barattoli in cui ci ho messo il caffè e lo zucchero, anche li ho comprati di recente e mi piacciono molto in questo contenitore di paglia, troppo troppo carini. Qua ci ho messo anche dentro i cucchiaini già dentro, vedete questi qua carini carini carini, così uno prende il caffè e poi lo chiude e lo lascia dentro il cucchiaino. C'era anche questo qua dello zucchero, però Max non ha capito il senso e puntualmente il cucchiaino me lo fa trovare sporco perché lo usa anche per girarsi il caffè, invece non ha capito che lo deve lasciare qui dentro e prendere un altro cucchiaino, ma vabbè, non fa niente, lo perdoniamo. Sono tolta la maschera e adesso mi sono fatta anche lo shampoo. Sono curiosa di vedere come vengono i capelli asciugati mossi con i riflessi che ho fatto, che vi ho fatto vedere nel vlog precedente dal parrucchiere. E adesso mi asciugo i capelli all'aria perché, ragazze, non ce la posso fare ad accendere il phon con questo caldo, quindi li asciugo così all'aria e sto aspettando che Max torna. Ah, che bello, bellissimo, senza phon. Yeah. È tornato il mio amore da lavoro. Che c'è? Sei stanco? Da stamattina alle 7, uffa. Ma quando torni? Torni troppo tardi. Sì. La guai. Oh, un'altra volta. La guai. Sei la tutta sta cosa. No, sempre. Inutile che mi palpi. Shh, non la dite. Sì. Ecco, chi c'è? Il nostro amore qua. Ui. Mamma, ciao. Mamma, ciao. Ciao, mamma. La mamma ha appena registrato un video. Mi sono appena registrata il video dei ghiaccioli fatti in casa, che vedrete la prossima settimana, comunque fra qualche giorno, sul mio secondo canale. Quindi sono felicissima. E lei è qua che mi vuole mordere come al solito. Amore di mamma. Mamma, mamma, mamma. Bella. Che stai facendo? Che stai scaricando? Pupi,
c'è che appa pure i Pokémon, voglio sapere. Appa i Pokémon. Ce la faccio. Da poco ti sale addosso questo. Babbo! Ma che stai facendo? Cioè, dove vai? Cercare i Pokémon. Ma per casa li cerchi i Pokémon? Cioè, dove si cerca? Ma cioè, può essere mai che teniamo i Pokémon nella casa e non lo sappiamo? Per strada, no, in casa. Non ce la faccio. Cioè, questo va per tutta la casa con te, poi a cercare Pokémon, non ce la posso fare. Non li stanno questi Pokémon. Vedi nel bagno, può darsi sta nel bagno. Può darsi, no? Va vedi, va nel bagno questo, va veramente, non ce la faccio. Non ce la faccio. Vieni a cercare Pokémon nel bagno. Non ci sta neanche un Pokémon. Neanche nel bagno. No. Vedi nel gabinetto. Oh, non so giocare a questo. Guarda Pupi. Ma cuccia, vedi nella mia cuccetta. Che stai cercando? Non c'è neanche un Pokémon. Sei tu un Pokémon. Guarda come viene appresso a te a cercare i Pokémon. E hai trovato uno? Ragazzi, pure i vostri fidanzati sono fissati con i Pokémon, non ce la posso fare. Comunque, no, veramente, a parte gli scherzi, lo sai Max, una ragazza mi ha scritto che noi chiedemmo qualche giorno fa sto fatto su Snapchat e dissi, ma che cos'è sta cosa dei Pokémon? Mi spiegarono sta cosa. Mi scrisse una ragazza che un ragazzo è morto a causa di... Ha mangiato Pokémon. No, è scemo. Praticamente perché camminando così con sto telefonino in mano è stato investito. Però comunque questa cosa mi ha traumatizzato. Non so se è una bufala, se non è vero, se è vero, non lo so. Comunque è una cosa orribile. Tra l'altro poi io qualche giorno fa avevo visto un filmato di... Te l'ho fatto vedere pure a te, ti ricordi quel video? Cioè, traumatizzante, il video di un ragazzo che praticamente è una propaganda, se non mi sbaglio, della Svizzera che hanno fatto per invitare i ragazzi a non utilizzare il telefonino quando camminano per strada, attraversano la strada. Fa vedere in questo video un ragazzo, ragazzi è scioccante, lo dovete vedere, che praticamente cammina per strada guardando il telefonino, attraversa una macchina, lo investe. Oddio, è veramente scioccante, quindi... No, è una cosa seria, perché comunque ragazze non vi fissate con queste cose, cioè adesso a parte l'app, sì che uno ci gioca, ci scherza, però quando state per strada, quando camminate, non utilizzate il telefonino, guardate la strada, guardate in macchina, perché veramente per una sciocchezza, cioè perché deve succedere una tragedia, o no Max? È importante, cioè vedo tanti ragazzi che per strada con questi telefonini, cioè, ma prestate attenzione alla strada, che veramente è pericoloso. E ve lo dico io che uso il telefonino 24 ore al giorno, però quando sono per strada, in macchina, è vero amore? Sto attenta. Sto vedendo sto video troppo che cacchio. Sempre a proposito dei Pokémon, per sdrammatizzare un po', fa troppo ridere. Siamo nel 2016. E se non si vede? Cara gente che sta con questi telefonini in mano. Alza la voce. Mi state scemi. Non lo so chi sia. Cioè sul Facebook di Max. Il ricchio. Ma chi sono questi Pokémon? I veri Pokémon, siamo noi, ma mette pure a mia zia. I Pokémon. Ma che non si scimitò, si struciò. Ma che stanno i problemi, cazzo, basta. Veramente, me lo fa troppo ridere. Vi volevo far vedere il nuovo pacco che mi è arrivato con le cosine nuove da Navla. Oggi, sorpresa, mia mamma mi ha chiamato e mi ha detto c'è un pacco per te. Prima questo qua, però guardate qua che figata, questa è una cosa bellissima. Ho fatto pure una snapchattata, l'ho detto pure su Snapchat. Che è veramente un barattolo riciclato dello zucchero, del caffè, una roba che non usavo più perché il coperchio si era rotto praticamente.
praticamente. Ho detto, ah, lo voglio riciclare, voglio metterci questi fiori dentro, fiori finti ovviamente. Però praticamente non mi piaceva il fatto che si vedevano i gambi dei fiori, era praticamente vuoto. Quindi ho pensato di riempirlo con dei... della carta, guarda, vedete, è cioè visto così secondo me è anche carino, perché tu non capisci, lo vedi così è carino. Ma però se guardi dentro si fa tipo una pattumiera, perché sono tutti pezzi di carta, carta bianca, tipo. Quindi non so, secondo voi datemi qualche altra idea, insomma. Dovrebbero essere tutte le novità Nabla. Vediamo un po' cosa c'è di bello. Vediamo un po', allora, tutte le cartoline carine, quindi ci dovrebbe essere blush per Carletta, anche la letterina, wow, che bello. E beh, c'è scritto tutto, la libertà, è bello, bello, mi piacciono queste frasi, queste cose. Allora, primo pacchettino, andiamo ad aprire, bello, bello, cosa c'è? Tipo bronzato, è troppo carino, tipo di metallo. Bello, fatto proprio bene, cioè con lo specchio e poi c'è il blushino all'interno. Carino, chiaro. Così visto così non pare sia molto scrivente, poi ovviamente bisogna provarli. E quest'altro qua, Coralia, vediamo se è più scuro, speriamo, perché a me è troppo chiaro. Però mi piace tantissimo questo pack, molto piccolo, pratico, cioè dentro è tutto prodotto e c'è anche lo specchietto, che carino. Questo è un po' più ramato, un po' più illuminante, questo secondo me è bellino, cioè, però sono chiari. Vediamo questo bel rossettino di Diva Crime, questi qua come sapete... non hanno un inci proprio buono, però sono abbastanza accettabili. Questo il colore è bello, un bel nude, bellino questo qua. Beh, poi è da provare. Gli ombrettini, bello rosa, questo viola scintillante, carino, un rosa, tutti brillanti. Loro contenitore per le cialdine degli ombretti. A me piacciono tantissimo queste bustine, devo dire la verità che tra tutti i prodotti le cose che amo di più sono queste bustine. Forse non ci crederete, ma io le uso tantissimo perché ci metto le robe, tipo quando vado a mare, impermeabile, ci metto le robe dentro, oppure in palestra, tipo ci metto, non so, la mutandina pulita. Comunque le uso tantissimo, anche per portarci proprio i trucchi, le robe, perché sono pratiche, sono impermeabili, quindi io non le buttate, perché poi è peccato. Vabbè, datele tutti a Carlita. Nuovi blush. E c'è questo rosa, ah, questo mi sembra bello scuro, speriamo, confido molto in questo. Sono veramente, veramente buoni. Gli ombretti, blush, hanno un inci veramente, veramente buono. Questo è tipo un illuminante sul dorato e questo è una terra, un contouring. Vabbè, questi tutti da provare, poi casomai se volete vi farò il video, magari mi trucco e ve li faccio vedere. Terra, sì, anche questa è una terra, vediamo se scrive di più. Bah, non lo so, mi sembrano tutti che non scrivono, lo so. E poi altri blush, altre terre, un illuminante, baby glow, vediamo. Questo è un illuminante, questo è carino secondo me per l'estate. Questo per esempio è più pigmentato, guardate, ho fatto così e subito mi ha lasciato il colore. Poi ultimo sacchettino, dove dentro penso che ci siano degli ombretti, perché riconosco le cialdine. Sì, ok, sono tutti ombretti. Quindi c'è questo qua che è sul blu, poi c'è questo che è sul purple, rosa, rosprogna. Un doratino che è sempre utile in estate, sono carini. Se volete mi fate sapere, vi faccio un video in cui vi faccio un tutorial, mi trucco, oppure ve li mostro da vicino, mi dite voi. Buonasera, siamo venuti a farci una bella mangiata di sushi, evviva! Andiamo all'outfit di Nancy. E cammina, devi camminare da dietro, prima da dietro. Guardate, oh, che carina, col pantaloncino, le scarpettine. Ah, la maglia, la maglia un po' spiegazzata, carinissima. E gira di dietro, ah, che bella, sembra una bimba. È bella. Stavo affogando con la gomma. Outfit perfetto. Approvato. Corri, corri. Approvato. Sì, lei. Voto 7 meno. Meno meno, non mi voglio bene nessuno. Proviamo il nuovo menù. Wow, queste sono tutte patatine, spiziosissime. Gamberi con patatine, come sono? Ma molto invitante. Wow. Qua c'è anche il mio amore. Chi c'è qui sotto? Con gli occhi rossi. Il flash le fa venire gli occhi rossi. Amore. Leggiamo a mamma, guarda come quello. Leggiamo. Leggiamo, oh, quante belle cose. Io voglio questo. Temaki
con riso, salmone, finadeffa ed erba cipollina. Oh, prima portata, prima delle numerose portate, udon. Buonissimi. È arrivato anche il sushi set. Yummy. E la nostra buonissima salsa tartare che amiamo. Com'è brava la mia cagnolina. Qua buona buona. Grazie a mamma. E adesso carpaccio. Secondo me sarà un po' più buono. Con salmone. E questa che è orato, spigola. Questa qui. Con la salsina buonissima. Guardate com'è buona, Pupi. Dorme. Sta buona buona. Che brava. La cioccolatella più grande. È il mio piatto preferito, la tartare. Che hai detto, Max? Ripeto. Prossima volta la cioccolatella più grande. Più grande, dice che è troppo poco. E poi questo che è un roll nuovo, si chiama Samba. Vediamo un po' com'è, con il gambero. Non vedo l'ora di provarlo. Yumi. Questo è il nuovo carpaccio, che praticamente c'è un olio tartufato, dovrebbe essere, e il salmone. Com'è, Max? Diccelo in diretta. Buono. Buono? Buono. È tutto buono, mamma. La mitica tempura croccante. I gamberi, ci sono i gamberi. Gamberi e verdure dovrebbe essere. Buona? E mi spegni sta luce in faccia. Hai ragione. Fare carabiniero. Abbiamo deciso di prendere anche noi la tempura. Fritta. E questi qua, fritti con le patate, gamberi con patate. Temaki, il cono, con sia il gambero che il salmone. Wow! Napoli by night. Sempre fantasmagorica. Mergellina. Uno dei miei posti preferiti di Napoli, anche se è buio, non si vede nulla, qua è tutto mare, scogli e tutto il lungomare. E noi passeggiamo. Io già struccata e pronta per il letto. Tu ti sei struccato? No, però già sto indolendo. Comunque abbiamo passato veramente una serata bellissima. Siamo anche tutti eccitati perché dobbiamo partire, vero? Sì. Non vi diciamo quando. Non vi diciamo dove. E non vi diciamo dove perché non sappiamo ancora. No, non è vero, lo sappiamo. Abbiamo prenotato sto viaggio tipo più di un mese fa, veramente tanto tempo fa. E quindi non vediamo l'ora, ovviamente vi porteremo con noi. Ma faremo te. La valigia. Paghi tu. Max, agrodolce, sì, offre per tutti. Qua c'è anche la pupina. Pupina mamma. Che fai? Vi mandiamo un grosso bacio. Andiamo a dormire. È vero? Andiamo a dormire. Ciao. Ciao. Tanti like per Max. Max che cerca i Pokémon. Pokémon. Ciao. Buonanotte, ciao. Non ci credi, è vero? Potrebbe stare un Pokémon anche qua giù. Il parcheggio, padre. Ciao, Pokémon. Trovato niente. Un cazzo ho trovato. Ma dove lo cerchi? Qua il Pokémon. Scusa, ma com'è che ci mettevano i Pokémon nella casa, secondo te? Ragiona. Scusa, ma no. Non possono metterci in casa. Ma l'hai trovato qualche Pokémon? L'hai già trovato, chissà ti scelgo. Pupi, ha trovato niente, babucci. Babbo, hai trovato Pokémon?